Siamo ancora qua, vi presento la Randy Thompson Band, padre Randy e figlio Collins, simpaticissimi, bravissimi musicisti, musica country, vengono dalla Virginia e amano la musica country, ma il Randy è anche cantautore, scrive pezzi propri, oltre a fare delle cover, e sono stati qua in concerto per la prima volta in Italia, a Cavriago, all'Area Feste. Per noi è stato un grande onore. Volevo chiedere a loro, Stefano mi farai da traduttore, come si sono trovati la prima volta in Italia a suonare e con la gente del posto. Ecco, questo. So, is the first time that you come in Italy to play? First time in Italy to play. And what do you think about this experience? We love the food, we love the culture, we love the wine. Most of all, we love the people. The people have been wonderful and we're really touched. Thank you very much. Allora, si sono trovati molto bene, chiaramente amano il nostro cibo, la nostra cultura e soprattutto il modo di fare che abbiamo, quindi l'amicizia che ci lega a loro. Impressionato anche loro per la loro umiltà, nonostante siano dei professionisti di un certo livello, si sono presentati qua come amici, come persone qualsiasi, e questo mi ha toccato come persona. So you said you both touch your, his heart, because you came here like a humble musician, humble people, and for him you're very touchy as heart, so it's very happy. We're very touched. Yeah, we're very touched by the way we were treated, and è la stessa cosa per loro, anche loro sono stati molto toccati da questa cosa. Tornando alla questione tecnica, loro passano dal bluegrass al country, al cantautorato, alla roots music, fanno un po' di tutto, ma dal blues, rock and roll, spaziano in un genere talmente vario che anche chi non è appassionato solo di country comunque si appassiona alla loro musica. Quindi se tornano in Italia vi consiglio di andare a vedere un loro concerto, perché sono favolosi, dal punto di vista tecnico perfetti. Anche Stefano mi hai meravigliato, sei stato un rullo compressore, ieri sera alla batteria, e sei stato un grande motore. Grazie di essere venuto. Grazie a voi. E volevo chiedere se avranno intenzione di tornare in Italia, a noi farebbe piacere rivederli, e se pensano di farlo. Do you have an idea, for the future, for the next year, or to come back in Italy maybe and play some gigs here in Cavriago or whatever? We would love to. I know that we will be in Europe in August and July next year. So if anything works out, we would love to come back. Loro piacerebbe molto ritornare in Italia, saranno in luglio e in agosto l'anno prossimo, quindi 2017, in Europa, e sarebbe bello per loro appunto tornare indietro, quindi dice, restiamo in contatto.
una domanda che io ho già rivolto ieri sera, però volevo farla per il pubblico della TV. A me è impressionato il coinvolgimento di certo padre e figlio sul palco. A Remo mi sembra una persona molto intelligente e riflessiva. Collins mi sembra, a parte bravissimo, mi sembra molto rispettoso del padre. E mi ha fatto impressione questa cosa, di solito fra padre e figlio ci si litiga, loro sono molto uniti. Okay. Questa cosa qui. He was very impressed about the feeling between you and Colin on the stage. Yeah. And is not common here, because between the relationship between father and son is not, I mean, sì. Sometimes it's not, sì, lui è molto, oh, yeah. It's not really good. Molto intelligente, so, riflessivo, mi sembra lui, e lui molto rispettoso del padre. So, you respect your father and the music that he loves. I mean, yeah, sure. And you do the same thing, yeah, for your son. Allora, I mean, that's, sì, volevo chiedere a Randy cosa prova a suonare col figlio. Yeah, we have, yeah. And the real question is, how do you feel when you play with him? We have been doing it for so long. It's just very natural. Well, even when he was a little boy, he first learned to play the fiddle, and he was about that big. Okay. And I would play guitar, and he would play fiddle. Okay. And then he played drums, and then around maybe 10 years old, 8 maybe, he started to play guitar. Yeah. And we would just play a lot around the house, and we just, you know, when is your son, you have a lot of opportunity to play. So he, some kids take to it naturally and some don't. I have three boys, and he's the one who got the music gene. Okay. But it's been wonderful. Yeah. Colin, sin da piccolino, ha iniziato a suonare il violino, poi ha iniziato a suonare la batteria e poi ha iniziato a suonare la chitarra quando aveva 8 anni. E quindi, avendolo in casa, si è creato quel rapporto che è sì tra padre e figlio, ma è più tra musicisti, quindi tra persone che possono collaborare e creare questa unione. Quindi oltre al rapporto del padre e figlio c'è il rapporto proprio musicale, quindi sono cresciuti, lui è cresciuto col papà, quindi suonavano, hanno avuto tanta opportunità di suonare insieme anche in casa. Sì. Ecco perché c'è questo feeling perfetto tra di loro. And our kind of music isn't generational so much, it's more all generations play it, so it's America, we don't think of it as young or old music, it's all just the music that we play. We say the music has no age. Yeah. Okay. Allora, diceva giustamente, il detto che abbiamo anche noi, la musica non ha età, cioè se uno vuole suonare non deve guardare le generazioni, io sono più vecchio di te o abbiamo dei gusti diversi, cioè cerchiamo di suonare insieme e creare qualcosa insieme, indipendentemente dallo stile che ti piace. Okay. Quindi poi avere in casa una persona e suonarci insieme rende questa cosa unica. Chiedere a Colin, lui ha fatto passi da gigante con la chitarra, enormi, ogni giorno diventa più bravo, dove vuoi arrivare? So, in your playing, I mean, in your, you are continue growing up. Yeah. Where do you want to reach? Where do you want to go? Yeah. That's the question. From here. Yeah. Where do you go from here when you're that good? Yeah. No. I mean, there's always more you can learn from playing with other people. I like to always play with people who are
to say, better than me or, you know, more experienced. Different styles. Yeah. You know, we say it's like a book. Yeah. Yeah. There's the first page, but there's no the last one. Yeah. We get a nice mix because I grew up with a lot of country music, traditional country, and also a lot of old classic rock, and then I've really got deep into blues. So, Are you working on the blues style? Well, both. Most, you know, country it's and blues and bluegrass. Bluegrass. Yeah. I love bluegrass, but you know when we. With him, we get a nice mix because of my blues influences. Yeah. His roots, really roots country influence, which I also love, but it just makes a nice mix. Yes, you have the opportunity to play different styles. So, it's all the same to us. It's all. Ok, allora, naturalmente, come diciamo noi, suonare o comunque imparare a fare qualsiasi cosa è come avere un libro dove c'è la prima pagina e non c'è l'ultima, quindi c'è sempre da imparare da tutti. Quindi non c'è un punto dove lui vuole arrivare. Lui dice che ogni giorno giustamente c'è da imparare qualcosa da chiunque. E suonare con Randy, col papà, gli dà l'opportunità di mettere insieme tanti stili di musica che a lui piacciono molto. Quindi il country, il bluegrass e il blues. E mixare tutto insieme, e quindi gli dà l'opportunità di crescere suonando col papà. Ultima domanda, poi lasciamo in pace, lo sto torturando. Colin, mi interessa Colin. Come sono le ragazze tedesche? What about German girls? German. He likes them all. Can you all say the something same. About German girls? German girls. Yeah. I don't know. There's only one. They're very. Only one. Yeah. They're very strict. They're very strict. No, vi chiedo questo perché so che vive da 2 mesi in Germania perché ha trovato la ragazza in Germania, ora volevo metterlo un po' in difficoltà. Comunque grazie della simpatia ragazzi, grazie a tutti. Grazie a Tiziana, vi salutiamo. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.